Allora, si è tenuto questo Consiglio dei Ministri che eh, proseguirà lunedì pomeriggio alle 16:30 per concludere eh, l'esame per le ragioni che vi dirò del decreto legge e del disegno di legge abbinati in materia di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni di lavoro pubblico. Nel frattempo vi dico le altre decisioni prese dal Consiglio dei Ministri e poi alla fine il Ministro degli Affari Esteri riferirà su alcuni aspetti della situazione internazionale nelle aree di maggiore crisi. Il Consiglio dei Ministri tra le cose che ha approvato, dunque vi è l'approvazione definitiva di un regolamento. Eh, importante di attuazione della eh, normativa sul federalismo fiscale che prevede una uniformazione dei conti pubblici secondo nuove modalità delle amministrazioni centrali dello Stato per dare maggiore evidenza e trasparenza alle voci di entrate e alle voci di spesa. Eh, su proposta dello stesso Ministro degli Esteri e del Ministro dell'Interno è stato anche approvato un disegno di legge eh, di ratifica per l'accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per la eh, cooperazione nella prevenzione e lotta alle gravi forme di criminalità organizzata. Anche questo è un testo importante perché consente essenzialmente gli scambi di informazioni, soprattutto per quanto riguarda i profili del DNA e per quanto riguarda le impronte dat dattiloscopiche. E, mh, è stato poi anche eh, approvato. Eh, è stato anche autorizzato inoltre il ministro dell'istruzione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno scolastico eh, 2013-2014 eh, 672 dirigenti scolastici e 11.268 eh, unità di personale eh, docente ed educativo. Eh, per quanto riguarda il complesso di misure: di notevole rilevanza eh, attinenti alla razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e al, um, e al lavoro pubblico, eh, l'approfondimento di alcuni temi si è, eh, essenzialmente, è dovuto essenzialmente all'esigenza di distribuire eh, queste norme di cui poi vi darò qualche indicazione, eh, queste norme tra il disegno di legge e il decreto legge. Questo in modo da concentrare le misure più importanti e più urgenti nel decreto legge e di affidare a un più come dire, eh, approfondito dibattito parlamentare le norme contenute nel disegno di legge. L'accordo quindi sul contenuto di questa norma è stato raggiunto nel Consiglio dei Ministri, naturalmente alcune di queste misure sono già comparse ampiamente sulla stampa, vi sono misure che riguardano la, come dire, un meccanismo importante di stretta, sul fenomeno della cosiddetta flessibilità in entrata nelle pubbliche amministrazioni, quindi dei contratti a termine, dei fenomeni di precariato e, al tempo, e questo per contrastare il fenomeno del precariato da qui in poi e nello stesso tempo si affronterà con dei meccanismi che però assicurino selettività eh, il problema dell'enorme massa di precari che in questi numerosi anni si sono accumulati eh, come dire, in pressione eh, nelle pubbliche amministrazioni, tra l'altro anche in settori eh, di servizi pubblici molto importanti, quali la sanità e i servizi socioassistenziali. Eh, vi sono comunque anche norme che mirano a un'ulteriore riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare in materia di consulenze e di auto blu. Vi è probabilmente una soluzione all'annoso problema della tracciabilità dei rifiuti e altre misure in materia di imprese strategiche di rilevante interesse nazionale. E direi anche che vi è una norma che riguarderà la razionalizzazione delle politiche di coesione volte al rafforzamento degli strumenti per migliorare la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche per i fondi strutturali in vista ora del nuovo ciclo 2014-2020. Vi è un, ancora una norma che riguarda un forte incremento delle piante organiche dei vigili del fuoco e in genere tutta la materia di prevenzione incendi. Tutte queste norme su cui, e altre evidentemente, su cui come vi dicevo vi è l'accordo sia sul piano tecnico che sul piano politico, eh, richiederanno un approfondimento che si svolgerà in questo proseguo del Consiglio dei Ministri lunedì pomeriggio alle 16.30, in quella eh, lunedì pomeriggio avremo quindi due provvedimenti distinti, il decreto legge per le misure più urgenti, il disegno di legge per le altre misure che non presentano i requisiti dell'urgenza richiesti come loro sanno dalla Costituzione. Perché vengano, possano essere inserite nel decreto legge. E eh, su questo poi dopo invece ora il Ministro degli Esteri potrà quindi riferirvi sul, su questi temi di politica estera internazionale affrontati nel Consiglio dei Ministri. Grazie, grazie mille. Il Presidente del Consiglio, avevo chiesto al Presidente del Consiglio di poter svolgere un'informativa al Consiglio dei Ministri. Eh, in particolare su tutte le attività svolte eh, nel mese di, di agosto e ovviamente in prosecuzione di quelle precedenti per quanto riguarda gli avvenimenti sempre più drammatici e credo che eh, le ultime questioni che riguardano la Siria, credo che usare la parola orrore sia forse la parola più adeguata. Eh, eh, informando mh, i colleghi sia degli esiti del Consiglio dei Ministri straordinario che avevamo voluto con eh, molta insistenza il, che si è tenuto il 21 agosto eh, a Bruxelles sulla eh, questione egiziana in cui avrete visto i risultati quindi su quello magari non torno ma già eh, eh, al durante la, la parte finale del Consiglio dei Ministri cominciavano ad arrivare le notizie su utilizzo di armi chimiche in Siria, lo stesso Consiglio si era già espresso per una richiesta eh, di eh, concessione di libertà di movimento e quindi eh, di un'indagine eh, a tutto campo e non limitata eh, diciamo ai territori tre territori così come era stato il precedente mandato per eh, gli ispettori delle Nazioni Unite. Eh, presenti da domenica eh, sul territorio siriano. Eh, questa è l'attività che eh, secondo me e secondo noi, secondo anche gli altri partner e non solo europei, è la precondizione, cioè quella di avere un'informazione certa sulle modalità, sulle responsabilità, su che cosa è avvenuto per poi pensare a qualunque altro tipo di eh, reazione. Eh, la, ehm, da mercoledì, eh, eh, come avrete visto, si è riunito il Consiglio di Sicurezza, è in corso un'attività diplomatica a tutto raggio, ho visto ieri il Ministro del Qatar e oggi pomeriggio quello turco, abbiamo avuto i primi contatti con l'amministrazione americana e ne avremo un altro tra eh, mezz'ora e eh, la, contatti anche con... L'amministrazione russa che ha, eh, e sta premendo e ha chiesto al regime di Damasco di consentire la, e collaborare con i, ehm, gli ispettori delle Nazioni Unite eh, presenti eh, sul territorio. Lo stesso eh, invito la stessa pressione è stata rivolta evidentemente alla diciamo, formazione dei ribelli e comunque ai eh, militari eh, de, dei ribelli presenti, presenti in quelle zone. Nel frattempo eh, quello che si sta manifestando è un eh, aggravamento dell'esodo che già aveva raggiunto cifre eh, spaventose di un milione di rifugiati in territorio libanese. Segnalo che il Libano ha un po' meno di 5 milioni di abitanti, ospita un milione di rifugiati siriani e la Giordania, che più o meno con lo stesso numero di abitanti, ne ospita oltre 600 mila, io stesso avevo visitato il campo profughi eh, dove l'Italia è presente con ospedali da campo e quant'altro. Quindi questa è la situazione su cui stiamo lavorando perché eh, sia mh, mh, è intervenuto anche credo adeguatamente e pesantemente il segretario generale delle Nazioni Unite ed è intervenuto anche l'inviato speciale Brahimi che ha dichiarato come eh, questa eh, ulteriore escalation eh, drammatica della, della situazione eh, renda eh, ovviamente mh, sempre più auspicabile almeno la tenuta di eh, Ginevra II. Voglio solo concludere con una riflessione più complessiva che credo sia eh, stata anche condivisa dagli altri colleghi europei e non solo. Quello che sta avvenendo nella parte sud del Mediterraneo e che ha implicazioni diciamo fino all'Afghanistan è un enorme scontro all'interno del mondo musulmano, non solo quello tradizionale che siamo abituati a conoscere tra sunniti e sciiti. Quello che rende ancora più grave e più complicata la situazione è un enorme scontro di varicazione geostrategica e quindi poi di posizionamento all'interno della famiglia sunnita. Per cui da una parte eh, paesi come, come la Turchia o il Qatar, che hanno sempre sostenuto i fratelli musulmani sia in Egitto che in Tunisia, eh, eccetera. e dall'altra invece Arabia Saudita, Kuwait e Emirati che hanno come sapete eh, altri tipi di eh, riferimento che sono più eh, diciamo, salafiti, vahabiti in questo scontro eh, eh, veramente gigantesco eh, in questo momento evidentemente eh, l'Arabia Saudita Emirati e Kuwait sono quelli che detengono più, più leve sostanzialmente e eh, a cui si aggiunge ovviamente l, l, e si aggrava e quindi si aggiunge quello più tradizionale in me che conosciamo tra sunniti e sciiti. L'insieme porta in ebollizione in uno stato di, di veramente drammatico i paesi che vanno, speriamo la Tunisia no e che riesca il tipo di dialogo e di compromesso su cui stiamo intensamente lavorando, io stesso sarò in Tunisia la settimana prossima ma che eh, colpisce e mette, eh, come vedete, in situazioni drammatiche dalla Libia passando per l'Egitto, Giordania, Libano, Siria, paesi del Golfo e eh, eh, Turchia ovviamente, mh, per non parlare di tutti i riflessi che si possono anche avere su Iran e poi Iran-Afghanistan. Quindi un'intera fascia gigantesca con spostamenti poi di popolazione, di drammi inenarrabili. Gli ultimi dati che vediamo su bambini non accompagnati e sull'orrore dell'utilizzo delle armi chimiche eh, implica, ha implicato un e continua ad implicare un'intensa attività eh, eh, di, di, di tutti questi mesi. Dico questo perché, eh, rispetto a analisi che ho sentito fare su eh, l'Europa è stata lenta o distratta, eccetera, la mia analisi è diversa. La mia analisi è che forse solo questo, forse solo che l'Europa era distratta, si potrebbe rimediare, nel senso che evidentemente si può fare più accelerare l'attenzione. Il problema è che eh, eh, la situazione è che invece abbiamo tentato peraltro con gli Stati Uniti ed altro una mediazione in Egitto con grande intensità, per una volta come si dice l'Europa ha parlato con una voce sola. Ma questa mediazione in Egitto è fallita ed è fallita il 9 agosto. Leve economiche non ne abbiamo molte da usare. Voglio segnalare che eh, di fronte ai 12 miliardi di dollari eh, messi sul tavolo da Arabia Saudita, Kuwait e Emirati, la cooperazione, diciamo, le relazioni di cooperazione per esempio con l'Egitto a livello europeo sono un po' meno di un milione di euro in tre anni, 2011. Scusate, non ci buttiamo così tanto giù. Un miliardo di euro in tre anni dal 2011 al 2013, che sono evidentemente nella fase conclusiva, e eh, il miliardo e 300 milioni di dollari degli americani sull'aiuto eh, e sostegno all'esercito egiziano. Quindi dobbiamo trovare altre leve perché, evidentemente, la sola leva economica eh, si rivela particolarmente fragile. Aggiungo sulla cooperazione italiana che può essere un'informazione eh, importante, una delle più presenti per esempio in Egitto, e si tratta di un, sia di remissione del debito sia di progetti veri e propri, una cooperazione consistente ma eh, eh, lo schema soprattutto diretta ad attività sociali, e che porteremo avanti come quelle europee, quelle più eh, direttamente attenenti alla popolazione, eh, mentre l'aiuto al bilancio è già stato eh, sospeso in Unione Europea dal 2012 e rimarrà sospeso. La proposta italiana di congelamento delle